Se ne parla spesso e se ne parla in modo non corretto. E quindi ci sono tantissimi falsi miti sul tema. Oggi parliamo di sperma e di alcuni falsi miti in merito allo sperma. Quindi voglio condividere con voi 10 cose che sicuramente non saprete sullo sperma. La prima cosa importante da sapere è che lo sperma non è il liquido seminale, sono due cose diverse. Infatti solo il 5-10% del liquido seminale è composto da sperma e quindi da spermatozoi. Il resto è composto da una serie di altri elementi come potassio, fruttosio, acido citrico e tanti altrissimi elementi pieni di proteine, quasi come mangiare un uovo. Il secondo elemento che non conosci sullo sperma è il fatto che potersi masturbare tutti i giorni produce uno sperma di qualità migliore. Infatti la fuoriuscita degli spermatozoi mantiene la possibilità di una qualità di sperma migliore perché rimane meno nella cassa testicolare, nella membrana testicolare. La terza cosa che dobbiamo sapere è che lo sperma che non esce viene riassorbito dal corpo. Infatti, dopo 75 giorni all'incirca, lo sperma che non fuoriesce viene riassorbito dal corpo come se fosse un concime in un campo di grano. Quarta cosa sullo sperma. Lo sperma cambia sapore a seconda di quello che mangiamo. Te ne ho parlato già in un altro video che puoi andare a vedere per approfondire. Sicuramente quello che mangi influenza la qualità del tuo sperma. Infatti andiamo a mangiare cibi sani, antiossidanti, pieni di omega 3, ad esempio le noci, i broccoli, il pesce, sono tutti elementi che ci andranno a migliorare la qualità dello sperma. Evita sostanze come ad esempio la soia, evita la nicotina perché incide sulla qualità del tuo sperma e sicuramente non dà neanche un buon sapore. Potrebbe essere un buon incentivo per smettere di fumare. Quinta cosa sullo sperma. Lo sperma è un'ottima crema per la faccia. Infatti gli spermatozoi sono degli antiossidanti naturali e antirughe naturali. Molte creme, senza che noi lo sappiamo, in realtà ne contengono e quindi può essere utilizzato appunto come antirughe. Chiaramente questo a discrezione di chi lo vuole utilizzare. Stessa cosa che non sappiamo sullo sperma e che oggi scoprirete è che lo sperma è anche un antidepressivo. All'interno dello sperma troviamo sostanze come ossitocina, serotonina, melatonina, insomma tutte sostanze che riducono la quantità della tristezza e sono molto utili soprattutto nelle donne in gravidanza. Quindi potremmo cercare di immaginare di prendere lo sperma un po' come il nettare degli dèi. Ma attenzione, mi raccomando, sempre se questo lo desiderate e lo volete. Altra cosa importantissima da sapere è che la tecnologia wireless fa male alle spermatozoi. Quindi se voi mettete il vostro cellulare sempre tra le vostre gambe, mi raccomando fate attenzione, ma anche il wifi e le onde di radiofrequenza riducono la quantità e la qualità di spermatozoi. Altra cosa molto importante da sapere è che il 90% degli spermatozoi sono strani, quindi o sono macrocefali o microcefali, o quindi hanno due code o due teste. Quindi la maggior parte degli spermatozoi non nascono, diciamo, normali o come dovrebbero essere. Altra curiosità importante è che lo sperma nella guerra mondiale era utilizzato come inchiostro. Infatti, un funzionario dell'intelligence aveva chiesto di produrre un inchiostro a base di liquido seminale, quindi che rimanesse trasparente, per effettuare delle azioni di spionaggio. Un'altra curiosità è che alcuni utilizzano lo sperma in cucina. Infatti è stato scritto proprio un libro di ricette sullo sperma per le sue caratteristiche nutrienti e naturali e la buona capacità di cottura. In alcuni casi viene utilizzati in vini e in formaggi. Ne vogliamo fare un presidio dello slow food? Che ne dite? Bene, queste sono alcune curiosità sullo sperma. Fatemi sapere se le sapevate e le conoscevate. Cosa ne pensate? Se ne conoscete delle altre, mettetelo qua sotto nei commenti, un like al video e un'iscrizione al canale è necessaria per rimanere aggiornati sui prossimi temi in uscita e un'iscrizione ai miei canali social Facebook, Instagram e TikTok per avere un aggiornamento quotidiano giornaliero con me. Ci vediamo qui per un prossimo video. Ciao!